Come può Checcozzalone migliorare dell'83% la tua memoria nello studio? Allora, oggi vediamo i primi due di sei esercizi per migliorare la tua memoria. Il primo consiste proprio nel ridere spesso e di gusto. Sì, hai capito bene. Secondo alcuni studiosi dell'Università di Loma Linda in California, guardare per almeno 10 minuti qualcosa che ti fa ridere di gusto riduce cortisolo e stress, assolutamente i primi nemici della memoria. Quindi, nella pratica, prima di iniziare una sessione di studio, vai su YouTube e ti guardi 10 minuti di un comico che ti fa particolarmente ridere. Io amo moltissimo Checcozzalone, poi ovviamente scegli tu, ma guardatelo almeno due volte al giorno, ok? Il secondo esercizio per migliorare la tua memoria consiste nello svolgere per 5 minuti al giorno alcune attività con la tua mano non dominante. Inizia subito con il cellulare da cui mi guardi. Mettilo nell'altra mano. Dai, spostalo. Ecco, ora continua a usarlo. Scrolla, scrivi un commento, mettimi like e seguimi. Manda un messaggio WhatsApp, ma tutto con l'altra mano, perché quando usi la mano non dominante, i neuroni si devono sforzare, sono costretti ad attivare nuove sinapsi, nuove connessioni, per cui cervello, mente e memoria si rafforzano tantissimo. Ok? Dai, che domani vediamo altri due esercizi. Comunque trovi tutto spiegato nel mio libro. Vai al link del mio profilo.